Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, sono qui con un ospite d'onore, il soprano Francesca Dotto, all'Opera Café Scadurchio del Teatro San Carlo. Ciao Francesca. Ciao a tutti. Grazie per avermi concesso questa video intervista. È la seconda intervista che concedi al mio programma, perché già sei stata ospite di una puntata di successo. Sono qui per domandarti un pochino, la produzione, come sta procedendo con i lavori, insomma, e la nuova produzione della Traviata al Teatro San Carlo di Napoli, la regia di Lorenzo Amato, e tu sei la protagonista, Violetta. Sta procedendo che siamo nel pieno delle prove, abbiamo finito di montare la regia, stiamo rifinendo alcuni particolari perché giorno dopo giorno troviamo qualcosa da rifare, qualche piccolo dettaglio da mettere a posto e la prossima settimana andremo in palcoscenico e finalmente vedremo le scene perché sono molto curiosa di questo allestimento. Non posso svelare nulla ancora perché è una nuova produzione, ma posso anticipare che ci sarà un elemento di curiosità che secondo me riuscirà a stupire lo spettatore e io stessa. Sono veramente curiosa, l'ho già detto, ma è la verità, perché secondo me può dare un punto di vista diverso e può far avvicinare lo spettatore al punto di vista di Violetta, a come lei vede il mondo, la sua malattia, come percepisce le persone. Sarà un elemento interessante, secondo me. Adesso ho suscitato la vostra curiosità, così attenderemo insieme. La direzione è affidata a Daniel Oren. Come procede la collaborazione col maestro Oren? Il maestro non è ancora Ah, arrivato. ok. E anche quello è un maestro con cui ovviamente sogno di lavorare. L'ho visto dirigere e lo trovo un uomo, un maestro pieno di energia, molto appassionato e che si dedica con il cuore e con l'anima a quello che fa. Quindi non so, spero che ci diamo a vicenda belle soddisfazioni, belle energie, insomma. Quindi è la prima volta col Sì, maestro, diretta non dal ho mai, maestro sì, non ho Oren. mai lavorato con lui. Invece al San Carlo hai debuttato lo scorso mese Sì, in un'altra opera sì, importante. sì, sì. Ah, Che emozione è finalmente, stato sì. calcare il palco del San Carlo? Indescrivibile. Lo dico ogni volta che canto in un nuovo teatro, ma perché il teatro è la casa di noi cantanti, ma ogni teatro ha una sua particolare vibrazione. E questo teatro l'avevo visitato anni fa in qualità di turista, ma cantarci e soprattutto vederlo acceso durante gli applausi, con queste luci che illuminano i palchi, il soffitto, vedere questo contrasto del velluto rosso con l'oro, ma lavorato in un modo che ricorda proprio i fasti del passato, cioè la maestosità della nobiltà dell'epoca, che proprio è tangibile in questo posto qui e ti dà una sensazione veramente di essere parte di qualcosa di grande. Ogni sera gli applausi avevo la pelle d'oca, a parte il calore del pubblico, ma proprio avere la consapevolezza di essere in un posto così importante, così magico, non lo so, è stata un'emozione unica. Tu hai interpretato E Musetta. sì, sono contentissima di aver debuttato con questo ruolo perché è un ruolo con cui ho proprio debuttato nel mondo dell'opera e che mi ha portato fortuna, quindi non so, l'ho rivissuta come una rinascita in una nuova città, non so come dirlo. È stato un inizio dell'anno perché era gennaio, e un inizio di una nuova collaborazione col Teatro San Carlo, e quindi spero che la strada prosegua bene, insomma. Traviata è un ruolo che ti segue spesso, insomma, Sì, nella tua carriera. Per un mi so segue, io la inseguo. Sì. Ma il ruolo di Violetta, cioè quanto ti senti, diciamo, coinvolta in questo ruolo e quanta responsabilità senti? Perché è un ruolo a cui un soprano comunque, auspica, insomma, vuole sempre interpretare nella sua carriera, un punto d'arrivo. Sì, allora, sento molta responsabilità, anzi più vado avanti e più la responsabilità aumenta.
Infatti ogni tanto penso a quando l'ho debuttata nel 2013 e pensavo, no, cioè ci ho ripensato ultimamente, dicevo, ma io ero incosciente, perché all'inizio la canti, sì, con un bagaglio tecnico, perché ovviamente si studia per arrivare a debuttare un ruolo, c'è cioè uno studio di un periodo di molto lungo, della tecnica, insomma. Però dico, mamma mia, non avevo la consapevolezza che ho oggi. Forse era un bene, perché più tu sei consapevole della difficoltà di un ruolo e più senti la responsabilità. E perché a parte la difficoltà tecnica, comunque Violetta è un personaggio complesso e far arrivare tutte le sfaccettature al pubblico che è in sala è complicato, ed è complicato farlo senza coinvolgersi troppo, cioè senza farsi troppo prendere, perché io sono una persona apparentemente sembro fredda magari, ma in realtà mi faccio coinvolgere molto, entro proprio in quello che devo fare, perché secondo me o la vivo così, altrimenti potrei anche fare a meno di fare questo lavoro. Però c'è un limite, nel senso che se sei troppo coinvolto poi rischi di rovinare tutto, cioè non è che puoi morire veramente ogni sera e distruggerti dal dolore, perché veramente sennò non vivi. Infatti all'inizio mi succedeva che alla fine delle recite proprio ero sconvolta dall'immedesimazione. E quindi è importante trovare l'equilibrio in questo. E è un ruolo che sì, io sogno, ho sognato di interpretare, adesso sono contentissima di interpretarlo sempre. Violetta fa parte di me e io faccio parte di Violetta, diciamo. Comunque è un ruolo che cambia con te, insomma, col passare del Sì, tempo. anche come cambio io come donna, il ruolo cambia. E il mio approccio con Papà Germont, con Alfredo, anche con il dottore, con Annina, non lo so, cioè cambia proprio nel momento in cui io cambio, nel momento in cui i miei rapporti con le persone mutano, mi accorgo proprio di questo. Questo poi è il bello del nostro lavoro, no? Perché così ogni mese, cioè la Violetta che io interpretavo 5 anni fa non sarà la Violetta di oggi o del futuro, insomma. E questo è meraviglioso. E poi cambia anche in base al regista, alle sue indicazioni, al direttore d'orchestra, le cose che ti fa notare, è un lavoro che non ha mai fine. Tu sei stata anche la splendida Violetta al Teatro dell'Opera di Roma in una maestosa produzione del 2016, se non erro, con la regia di Sofia Coppola e Gli splendidi abiti di Valentino. Cosa ricordi di quella produzione? Se ci puoi parlare un pochino di quegli abiti bellissimi, insomma, eri straordinariamente bella. Grazie. Ricordo un periodo molto intenso, in cui veramente ho preso consapevolezza, del ruolo, dell'importanza che potevo avere io, non in quanto Francesca Dotto, ma in quanto poter dare un qualcosa in più all'interpretazione. Cioè, cosa posso mettere io per far sì che Violetta veramente arrivi? Ed è stato un periodo in cui ho pensato molto a questo aspetto qui, perché mi rendevo conto dell'importanza dell'operazione, cioè Traviata di Verdi, che già quello dovrebbe bastare, e regia di Sofia Coppola, cioè lo star system hollywoodiano, cioè figlia di Francis Ford Coppola, autrice di film, cioè, non so, e i costumi del maestro Valentino, cioè ho detto ok, riflettiamo, vediamo cosa posso mettere io nel mio piccolo in tutta questa situazione. Ed è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo, moltissimo a livello interpretativo, molto, mi ha fatto crescere molto perché mi ha fatto comprendere meglio questo ambiente, l'ambiente del teatro, e anche mi ha dato modo di capire me stessa come donna inserita nell'ambiente del canto. È stato veramente un motivo di crescita. Poi, in quanto agli abiti, cioè, sono il sogno di ogni donna, penso, poter mettere degli abiti da principessa Sissi. E quindi, no, che devo dire? Niente, avevo solo la responsabilità di indossarli nel miglior modo possibile, in modo fluido, in modo elegante. Era quello il mio pensiero principale, di non rendere
goffo il tutto, cioè ero cosciente di quello che andavo a indossare, quindi cercavo di muovermi a seconda, insomma. Mm-hmm. Il tuo preferito c'era oppure? Il mio preferito, quello nero, di apertura. Ma mi piaceva da morire, soprattutto in abbinata col ventaglio che hanno fatto di piume, di pavone, cioè di piume, di, hanno ripreso i colori del pavone, insomma, il nero, il blu, no, meraviglioso, stupendo. Catapultata in un sogno. Sì, stupendo. E poi, cioè, erano come dei guanti, veramente. Cioè, in poter indossare abiti di quel tipo, quasi senza intimo, direi, perché erano proprio cuciti, cioè, tutto su di me, sul mio corpo, per esaltarlo al massimo, quindi, insomma. È stato... Sì. Quando mai ti ricapita una cosa del genere? Vabbè, quindi porti un ricordo molto molto gradevole, sì, insomma, sì, di quella sì, produzione. Ma poi l'ho rifatta anche adesso a novembre e anche lì è maturata ancora, mi sono resa conto. Ero forse ancora più consapevole perché era passata l'emozione della prima, di tutto quello che andava di conseguenza, insomma. E la riporteremo a Tokyo adesso a settembre. Ah, ok. Quindi sì, dai, ho modo di farla crescere ancora. Tu... usi molto i social, comunichi molto attraverso i social. Ricordo che proprio nell'occasione di Traviata all'Opera di Roma facesti una ripresa di te vestita, mi pare, con l'abito rosso. Sì. E salutavi il pubblico. Quindi reputi importante comunicare attraverso i social? Allora, tu mi dici che io uso molto i social. Non lo so. No, allora, io con i social ho un rapporto un po' particolare, nel senso che cerco di dare il giusto peso al social. Penso che oggi sia uno strumento molto importante perché è il modo in cui noi possiamo arrivare direttamente al pubblico, anche ad un pubblico giovane, o comunque in modo trasversale alla fine, e diretto. E, allo stesso tempo non sono la persona che pubblica ogni 2 secondi le cose, perché uno diventa un lavoro. E due, perché non mi appartiene troppo, appunto perché preferisco i rapporti umani, io in generale. Forse quello che mi dici tu del saluto, oddio, forse l'avevo mandato a una ragazza, ma non era nel mio social, l'avevo fatto per qualcuno forse, perché mi era stato richiesto, penso. Comunque sì, è una bella idea, insomma, usare... No, è una bella idea, va usato con intelligenza. Mm-hmm. Perché se lo si usa troppo, in modo esagerato, non so, bisogna dare il giusto peso alle cose, è importantissimo, soprattutto per dare la possibilità a chi vuole seguirci o seguirmi in questo caso, di tenerli aggiornati su quello che si fa, dove si è, sì, con chi si lavora, basta, però in modo equilibrato, ecco. Ma dopo tanti anni di carriera, diciamo... Ti dico Violetta, ma in realtà qualsiasi ruolo che tu hai interpretato, ti capita ancora di emozionarti? Sempre, sì, sempre. E nel momento in cui smetterò di farlo, cioè, vuol dire che mi manca qualcosa come artista. Sì, sì, sempre. Io continuo ancora a venirmi la pelle d'oca, a sognare quando sento Mozart, piangere nei momenti di non so, con Puccini, ma anche nel terzo atto di Traviata, anche l'altro giorno in prova, scesa la lacrimuccia. Cioè, sì, perché poi io adoro la musica, nasco come musicista e non so, cioè mi lascio prendere dall'emozione che la musica mi suggerisce in quel momento. E per questo dico che è importante anche dare il giusto peso in quel senso lì, perché se ci si fa prendere troppo poi ne va della performance, insomma. Quindi è importante. Quindi per te la musica è linfa vitale? Sì, sì. Io penso senza musica non potrei vivere. Francesca, le tappe, noi ti abbiamo già conosciuto appunto al mio programma, quindi ti chiedo le tappe fondamentali della tua carriera con i debutti più importanti, in maniera schematica, insomma, quelle che ti ricordi, quelle che, così, di getto. Allora, sicuramente la Bohème con la musetta in Fenice. E poi le tappe importanti, vabbè, sono state... Una cosa importantissima è stata la Lucrezia Borgia, che lì veramente era incoscienza pura, cioè, perché ero giovane, però insomma era stata una produzione controllata, nel senso in un teatro di medie dimensioni, con un cast giovane, insomma, fatto in un certo modo, però mi ha fatto assaggiare quali potevano essere le mie possibilità nel bel canto, in quel senso lì.
e penso che potrei sfruttarle in futuro, cioè è un mondo che mi piacerebbe esplorare. E poi è importante, vabbè, il debutto in Traviata a Sassari, ma ancora con più amore ricordo quello a Bari con la Traviata di Ferzan, che avete detto che sì, fa. Sì. Diretta da Daniele Rustioni, quello è stato un attimo una produzione molto importante per me. E poi quella che mi ha cresciuto di più come personaggio è stata la Traviata di Carsen a Venezia. Ok. È un po' tutto, anche l'incontro con Gran Vic a Roma, cioè tutti i debutti che ho fatto, il Don Giovanni, Mozart, insomma, tutto mi è servito. Non ho una cosa che dico, no, avrei potuto non farla, perché sento che ogni produzione che ho fatto mi è servito. Per esempio il Viaggio a Reims che ho fatto a Roma con la regia di Damiano Micheletto, ero un po' perplessa, un po' perché Rossini magari non è particolarmente nelle mie corde, per quanto comunque il personaggio di Madama Cortese abbia una musica anche lirica, con delle agilità sì, ma di un certo tipo, mi ha aiutato tantissimo, perché farla cattiva in scena, già nella vita, ma addirittura in scena proprio non riuscivo, è stato un lavoro enorme, ma che mi ha fatto scoprire delle parti di me che non avrei mai immaginato, perciò dico anche lì, anche in quella produzione, anche con Rossini, che magari non avrei mai pensato, invece non so, questo lavoro ti aiuta a scoprirti e quindi mi sono innamorata di questo. Tu hai detto che sei nata musicista, cosa suonavi? Il flauto traverso. E poi ti sei data al canto lirico? Sì, perché mi è sempre piaciuto cantare. Mi sono diplomata a 18 anni in flauto, l'anno della maturità. E poi ho frequentato un anno di università perché era un periodo un po' di indecisione. Volevo cantare, ma non sapevo bene se intraprendere questa strada per il futuro. E poi invece quando ho capito che sì. La folgorazione. Sì, poi io stavo male senza musica, dicevo ma io devo cantare, devo esprimermi, deve essere la mia valvola di sfogo quella. E quindi è iniziata la tua storia d'amore. Sì. Francesca, io ti ringrazio tantissimo per aver preso parte al mio programma. Puoi salutare il pubblico di Opera Classica e di Eco Italiano? Certo, vi saluto tutti. Seguitemi, seguite Serena. Grazie. Che è veramente in gamba. E niente, siate innamorati della musica, dell'opera, venite a teatro che vi aspettiamo, che adesso siamo felicissimi quando il pubblico risponde.